Shiro Rengaway. Ecco dove siamo. Buongiorno, bentornati ragazzi, bentornati. Benvenuti all'episodio numero 6. Senti, togli la ciccina che mi urta quel suono. Oh, Mokoi, quanto tempo che non vedo Mokoi. Episodio numero 6 di Shin Megami Tensei Devil Summoner Red, tutto una versione Soul Sarin. Povero, che versini fa? Beh, in effetti ci sta, è un cazzo di bambolino maledetto. La settimana mortifero. Scorsa ci siamo lasciati con l'episodio a metà, non l'abbiamo salvato, quindi se muoviamo adesso, vi sucate con noi il respawn al salvataggio. Quindi no, non allora, morire. Esatto, e direi che sì, cambiamolo perché lei è fastidiosissima. Mettiamo uno a caso che non sia lei, tipo Scout Sneak. Zumi che vola, dai, tanto abbiamo visto che ogni tanto volando può servire per prendere dei tesori. Vabbè, è qualsiasi base che non sia lui. E lui fa wish wish. Ma io vado contro il tram. Fatemi... Sai che pensavo fosse... Combattimento contro il tram maledetto. Alla Final Fantasy 6. E volevo un suplex sul tram. Esatto. E nel frattempo questa informazione non vi serve a niente. Perché tanto ve la daremo lo stesso. Per cui questo video lo vedrete tra 20 anni. Un po'. Andando sull'eShop per vedere del 3DS per vedere se, giusto, c'è, qualche, se c'è qualcosa di utile. Qualche Shin Megami Tensei in offerta. Oh, cooldown. Ottimo. Uè, un lucky down. The Heartless Motorist. Ah, era tutto incazzuto. Ah, pensavo sull'auto. Ha fatto un incidente, aveva rovinato la. Babbazzo. Ho appena comprato questa macchina. Quindi vorrei che apparisse come nuova. Credo di aver colpito qualcosa mentre stavo. Il demone probabilmente correva con un mappa. Sono uscito per vedere cosa è successo e ancora non riesco a capire cosa ho colpito. Ma fine, queste cose situazioni sono carine ma non ti danno niente. Ginza, cioè... ciò dove dobbiamo essere? Tipo qua. Ecco, la cosa un po' scomoda chiaramente che bisognerà sempre tornare al Go Modern per fondere e fare. Si può fare a distanza, tra virgolette, in ogni non ancora, casino. Magari. Magari. Allora, Raido è livellato agevolmente. Magia 10. Magia 10. Qui siamo al pari con tutti. E Pyrojack, magia, resistenza al fuoco, ci sta. E ora mettiamo dentro l'ultimo, che deve imparare qualcosa, Poltergeist mi sembra, sì, proprio lui. Quindi, default. In costruzione, oggettino. Sai che non so se gli oggetti cambiano in base alla luna o qualcosa del genere. Secondo me in questo no. E qui un altro oggettino nascosto, tra virgolette. Lifestone, va bene, oggetti di cura. Oh, aspetta. Andando a Ryugu, il ristorante. Poi sotto il passaggio e poi sempre dritto. Che fai sapere che ristorante Ryugu? È quello lì dove hanno visto il demone. Ok. Quindi immagino che dovremmo andare lì, no? Oh, vi confermo, signori, che non c'è una mazza. Molto bene. Di Atlus Related in sconto su i shop del 3DS. No, ce l'abbiamo provato. Questo è il sesto episodio. Che vedrete a settembre, noi stiamo registrando il 13 agosto, quindi mi farà piacere a settembre sapere, esatto, che ad agosto, non c'era niente. Beh, se magari uno torna indietro nel tempo è un'informazione utile da sapere, deduco. Carini, sono moltiplicati i Poltergeist. Ok,
anche il nostro è un po' altercast, quindi sembra vedere tanti piccolini. Peccato. Perché ragazzi, a marzo 2023 chiude l'eShop Official, okay. Se avete un 3DS devo cominciare a riempirlo di roba, soprattutto okay, uscire tramite Insight Falls Indie, perché costano parecchio in versione fisica. Io ci ho già tutti. Eh sì, più o meno anche io. Sono nel 4, maledizione. Non si può. Lo so, ma quanto mi roda questa cosa. Soprattutto Shin Megami Tensei 4, ragazzi, compratevelo digital. Perché fisico in Europa non è mai uscito. Io vi straconsiglierò sempre comunque Soul Hacker. Sì, sempre. Sappiamo che ti piace. È bellissimo. È un bel gioco. È stupendo. Beh, capolavoro. Però. No, secondo me è veramente uno dei più belli. Ah, ok. Di quelli old school di sicuro è il più bello. Ok. Però mi piacerebbe anche se ci fosse stato Virtual Console tipo 1-2, IF. Mm. Sì, che dice uno li recupera se è interessato. Però ne parlavamo prima off-screen. Questo video esce a settembre, quindi tra poco uscirà il Mega Drive Mini 2. Ah ok, no, pensavo parlassi in altro. E l'altro giorno hanno fatto... hanno fatto vedere l'ultimo trailer, uno dei trailer dei nuovi giochi che hanno annunciato, giapponese. Sul Mega Drive Mini 2 ci sarà Shin Megami Tensei prima. Ah ok, figo. Che io ho in versione giappa, sì, versione Mega CD. Speriamo che sarebbe figo se lo traducessero. Ah ok. Beh, adesso fino agosto esce Soul Hacker 2. Soul Hacker 2, di cui stavo leggiucchiando cose buone fino adesso. Purtroppo non c'è su Switch, a me scoccia questa cosa. Vabbè, c'avete... posso giocarci su PC? Shin Megami 5, sì, certo. Però mi scoccia, sinceramente, avere... No, vabbè, lo recupererò prima o poi. Non è una priorità, perché poi tanta roba a giocare con tutto il tempo che... Allora, io lo metterò in wishlist su Steam. A me l'idea di uno... Che cazzo stai a fare? Mi stanno menando. Ma va. A me l'idea di non avere... Cosa stai facendo? Sta crepando. Mettiamo... quello che vuoi. Vabbè, lui che tiene. L'idea di avere un Shin Megami Tensei che solo installato su Steam mi già veramente fastidio. Sì. Lo vorrei fisico. Intanto vado a vedere anche sugli shop della Switch. Ok, ora possiamo rimettere. Ci sono un po' di giochi scontati, ma... forte che questi giochi. Nulla. Nulla di che. Che mi intrighi più di tanto. Oh, io avevo visto un sacco di volte in sconto Cuphead. Non lo scontano più. Ah, il Cuphead sarebbe un altro candidato eventuale, ragazzi, da portarvi dicevo. In coop. Visto che con Train ci siamo divertiti un sacco. Diverso, sì, no, quello diverso. Lo proveremo volentieri. Ma lo neremo un sacco, probabilmente, però... fatto leggiamo la mente delle persone, dialoghi vari. Cuphead. Esatto. Ah sì, Cuphead sarebbe carino portare in live in YouTube io te così a cazzeggio. Cazzeggio no, perché è tutt'altro che. Ma cazzeggio mica, fa sputare sangue. Io non mi ricordo, tra l'altro, se nel casting pods che abbiamo fatto di Italia 3DS avevamo parlato di Hidden Gem, cosa significa? Saprei, potremmo anche farne uno nel caso, da tanto che non parliamo insieme di roba. Siccome il 3DS non ci piace. Abbiamo fatto tipo solo su quello più o meno. Che gran console, ragazzi, il 3DS... probabilmente quello che non era 3DS era tipo Persona 5 o cose simili. Nei podcast? Un sacco. Su ogni volta che usciva qualcosa su Fire Emblem e Shin Megami Tensei abbiamo fatto podcast. E va bene,
Drezzar. Va bene. Lì ci sono le scale, già sappiamo dove portano. Dove porta? È da sotto dove siamo venuti. Volevo esplorare un pochino la mappa prima di andare, tra virgolette, nella strada giusta. Poi in verità mi piacerebbe anche andare da Victor e fondere sti demoni per liberare slot e prendere gente nuova, ma un po' scomodo tornare lì al momento. Cioè, possiamo farlo, però poi dobbiamo tornare fin qua. Qualcosa... qua non è. Non è così lontano, eh. No, no, è vero. Ma io pure non ne ho. Oh, maxata la lealtà di Poltergeist. Bravo schiavetto. No, più che altro adesso che abbiamo che maxerò tutti, sta a fonderli, liberare il slot e prendere gente nuova. Ci troviamo qua in giro. Ma qua la mappa è finita. Mi piacerebbe trovare dei contenuti nuovi di cui parlare. Per noi ci piacciono sempre i demoni e le cazzate. Ma no, no, ma anche tipo. Va bene, parliamo di Soul Hacker 2. Come? Io non lo prenderò di One e tu neanche. Quando ci giocheremo ne parleremo. Ho capito. Che dobbiamo fare? È che possiamo stare lì a seguire le mode. Come no? Ah, Null Force. Ho pensato? No, mi sa che devo imparare ancora qualcosa. Sto babbato. Povero. Vedi, ancora una mossina. Gli altri è alfa, non conta. Ecco, mi manca il fatto che tu non possa mettere sul tuo personaggio gli assorbimenti di stato. Se potevi in Nocturne, si poteva in Scimmio 95. Va bene, allora andiamo verso la strada giusta. Intanto ancora un livellino per mattarlo, ce ne vuole. Comoda sta cosa della pistola che serve a stoppare i movimenti nemici. Sì. A me piace quello. Ah, la sua mossa è Null Force. Va bene. Okay. La sua mossa speciale combinata è Null Force. Tu ma è lui. Non è particolarmente utile. Ah, no, io pensavo... che lui di default annulla se la forza. No, no, in verità... Cioè, oh mio Dio, può esserci un combattimento in cui è una cosa utilissima, certo. Ma tendenzialmente meglio una mossona che spara palle di fuoco a destra manca, ecco, per dire. Allora, mi sa tanto di cosa, appunto, come dici, di circostanziale, e che serve contro quel boss specifico. Matador. Sì, ci siamo capiti. Cioè anche usarlo adesso che mi si attiva contro Orcus, ma perché me frega. No, non serve niente. Però qualora ci fossero dei boss. Certo, sappiamo che lui. Cioè dovremmo ricordare che lui. No, dobbiamo registrarlo. Certo. E poi andare ogni tanto a. A spipolare vedendo le caratteristiche dei demoni. Sì. No. Per quello io spero che ci sia un modo per raccattare un sacco di soldi in questo gioco, perché sennò non usciamo. Non lo so, io temo che non ci sia. Capisci perché? Così in maniera decisa devo andare lì a prepararmi per quello scontro. Mi ha blastato una volta, so che quel demone lì casta questa roba qua. Ah, sai che c'è? Mi tiro su il mio demonietto pipettino. Che ha quella roba lì. Che ha Null Force. Anche se in realtà... lui nello specifico non servirà più, perché se c'è un boss forte che ci fa Null Force magari a livello molto più alto ci attacca normalmente, ci ammazza il demonietto, quindi salta tutta la tappa. L'aggiornamento alla fine è una cosa utilissima che usi con tanti NPC in giro. Beh, idealmente lo dovresti poter fare con no tutti. Certo, però la bella parte. Ok, preoccupato, dice giustamente,
io tiro un carretto, però ho sentito che questa gente qui, c'è un demone, un mostro che attacca la gente, attacca le auto. Attacca le auto. E quindi ci rimanda la scena di là, di sì, quello che ha avuto l'incidente, e dice ho colpito qualcosa ma non capisco. Che vuol dire attacca le auto? Tipo quello lì che ha bampato contro qualcosa. Ma non ho capito, ma attacca le auto mi sa. Perché? Una tizia in bianco. Mi scusi. No, la giornalista. No, questa è la. Avete visto l'incidente occorso durante l'ultima luna piena? Occorso. Yes. L'hai visto? Davvero? Vi ricordate i dettagli? Chi era coinvolto? Tra la polizia? Oh. Ma tu non l'hai visto? Vabbè, ci ho provato. Quindi suo marito è stato aggredito, assalito mentre stava guidando il taxi. È stato un incidente, si è fatto molto male, la polizia non ha ancora trovato nessun sospetto e quindi sta chiedendo ai passanti se qualcuno avesse visto qualcosa. Non ho capito perché attacca le macchine. Un ranger di D&D è come nemico preso. Automobili. Esatto, perché sono cose moderne, quindi le odio. Se è così, tanta roba. Cioè no, fa un po' ridere, ma... Oh, magari sarà qualche demone che ce l'ha con le vetture. Ah, sei serio? Secondo te davvero attacca le macchine? Ah, potrebbe essere una cosa, perché no? È strano. Non sarebbe la cosa più weirda e cringe che... Questo che abbiamo visto in Uscita Megante, se questo è vero. Voglio ricordarti i Maneskin. Maneskin sono un'altra cosa. Però Alf nelle retrovie che usa leggere la mente è pura. Vabbè, Alf... Purtroppo è quella lì. È uno slottino, sì, finché non troviamo qualcun altro che... Oh, ristorante. Yogurt. E ancora non riusciamo a salvare, proprio mi auguro che non ci siano cose pericolose o strane. Ma vuoi che faccia una roba? Ah, io fermi, voglio niente, però. Tu ferma un attimo. Qualcosa per terra, raccogliamolo. Non sei state fatto, così. Mansaku, si sa che serviranno poi, penso, a qualcosa. Gli incensi, si chiamano incensi anche qua, vero? Credo di sì. Signora Rumi ha... Ha spunto un giovinotto come te. La prima volta che ne sento parlare. Ah, quindi può pagarti uno stipendio, ma non può pagare... Conte. Conte, esatto. E va a scroccare la Ryugu. Ok, le faccio vedere la foto dell'assalitore. Chi l'ha fatta la foto? E ce l'aveva data la tizia all'headquarter, la tizia vestita di bianco, giusto, che era giusto. Giornalista. Dai. Ah, vedi, è lui. Che ci ha distrutto una delle macchine dei clienti. Mrs. Asakura, article, so. Mrs. Ash, thank you. Ah, ok. It's a monster, it's just a... Dice un mazzo, non è un mostro, sarà un mazzo che ha inseguito la polizia. Ha fatto andare via tutti i nostri clienti, la polizia non c'è mai quando c'è bisogno di loro. Chiediamoli di Yoshi da e il ricastro di Raiku. Non lo vedo da quando la sua... Ah, quindi è andata in bancarotta. Okay. Quando avevi i soldi era qui la pasta, era qui più di una volta a settimana. Gentile, bla bla. No, ma andava d'accordo con Denpachi, il nostro guidatore di Risho. Vediamo di Denpachi. I nostri impiegati. Ma piano, qui da più tempo di me. Ed è un old timer, e qui è un attempato. Forse lui sa qualcosa di Daitoji. Io non so. Vive a Fukagawa Cho Senkuku, mi sembra un insulto.
Devi ricordarti i nomi dei posti. Fukagawa Crossing. Senjuku. Senjuku. Senjuku? Ah, non ora bene. Posso raggiungere questo luogo. Va bene. Tutto questo solo per un'informazione? Eh sì, è come funzionava nei giochi anni fa. No, non è vero. Certo sì. Se fa possibile. Allora, a parte che se io spunto... Allora, lì sono andato, qua sono andato... Ma nelle cose blu non possiamo andarci. No, è vero, però... no, ho capito. No, qui sì. Quindi se riesco a prendere la stradina sempre a destra, più in basso, sono il destino. Noi vogliamo gli oggettini. Sì. È il mio scopo in questo gioco, non è per capire. Oh noise! Così mentre che prendiamo l'oggettino maxiamo anche il nostro ultimo pupettino. E tornando indietro al campo base possiamo Pyro Jack. Mischiare i demoni. It's a me, Pyro Jack. Sì, Poltergeist con questa mossina proprio non mi piace. Eh? Ultra situazionale. Ah, la mossa combinata, sì. Vabbè. Ma almeno cura. You see that cool, huh? I still my dad on you. Hanno dato il fuoco? Boh. Ho capito. Magari è una sua mossa barrierosa. Abbiamo detto che dobbiamo scendere. Ci metto qui. Uscire di qua. Ah, certo. Oh. Ha molto Final Fantasy 8 queste gimmick delle macchine, degli omini di fronte agli autobus alle macchine. Guarda la mappa. Guarda la mappa. Beh, le mappe sono poco chiare come al solito. No, no, era per capire l'uscita che stavi cercando. Questo. Dritto. Back. Bravo. Grazie. Incenso. Ma quindi mi stai dicendo che prima o poi dovremo tornare indietro per visitare i pallini blu? Secondo me sì. Se no, scusa, quella roba lì in alto a sinistra non la puoi vedere. Cioè, non ci arrivi. Questa. Sì. Ma quindi verranno sbloccate. Sì, sarà la location più avanti. Beh, allora l'incenso usiamolo subito. Anche perché la fortuna è quella stat che io non approvo, ma che comunque avercela alta gratis. Non fa. Infatti. Vai, vai, fondi, fondi, fondi. Vai. Beh, su di lui che era mio. Mi sa che cosa fa? Increase demon's loyalty, ok. Ah, okay. Ok, questo è soltanto di quelli volte. Ah, Repulse Water è... Mi si chiama in Nocturne? Non mi ricordo. Questi qua quindi dovremmo venderli al Konoya. Perché sono oggetti... magari con questi si riesce a pecciare un sacco di soldi. Ed evocare 12.000 demoni alla volta. Esatto. Ma poi lo voglio. Adesso. Mi sono pompati? Sono pompati, mi sa. Diceva che è aumentato grandemente. Ah, Warcry, infatti. Il potere del. Warcry è il contrario. No. Warcry non è quello che abbassa te. Ricordo. Abbassa il bersaglio. Non si pompa. Poi è uguale, sì, abbassare le difese e tutta la. Ah, abbiamo ottenuto un altro nuovo oggetto strambissimo. Cryo e Cocoyo Kai. Anche lui, ok, un collectible da vendere. Meglio questi oggetti di cose extra che non possiamo ottenere, anche perché ricordiamolo che gli oggetti di cura sono cappati. Tipo 5 medicine, 9 medicine, robe così, quindi va bene tenerli, va bene comprarli, ma giusto, un po'. È vero che hai fatto bene usarli allora. Quando ci servono sta, piuttosto sta, che crepare. Sta. Questo dice qualcosa di nuovo? No. La ragazza precoce o procace? Io andrei ancora a vendergli
Ma perché la Shinsekai? Ah, dici che non era loro che vendiamo con Uya? Dai, era. Non era loro. Era il negozio. Ah, il negozio è il vecchio, forse. Sì. Ah, ok, mi sono confuso. Secondo me puoi vendere ovunque, però. Vai. È che poi diceva, più torniamo spesso da loro. Dobbiamo andare a... Allora, questo qua è quello di trama. Fukugawa, cioè. Come lo sai? C'era il nome del... Sì, tipo ah, che te lo ricordi tu. Per quello ti ho detto, ricordo, te lo vedo. E... tornerà... Perché devo pagare, scusa? A questo punto mi teleporto... Non so se può da qui. Prova, ma... Dalla mappa. Perché no? Devo pagare? Perché devo pagare quando gratuitamente posso teleportarmi in un istante all'agenzia? Ah, va, ho trovato il modo di risparmiare soldi! 12 mag... 12... Ah. No! Maledetti! Infatti non è che si teletrasporta. Semplicemente si fa il viaggio di ritorno. Eviti la vasca. Perché sei entrato là per salvare. Tanto salviamo. Salva. Saruviamo in 3. E tre, sì. Detto. Mamma, quanti slot stiamo sprecando, ragazzi. Ma che cazzo vuoi, un emulatore pure? Se non dirlo così, vantandocene, cioè. Chiaramente stiamo usando l'emulatore. Poi, che io ce l'abbia originale ancora sigillato, questo gioco è un altro paio di maniche. Così flexiamo la roba. Anche se mica come flexa, Ledo. Te lo, non so se l'ho già raccontato, però 70 euro nuovo. Sì, sì, ma ho fatto benissimo. Lo zombie ormai è one shot, quasi. Mi manca, di quelli vecchi, mi manca solo il secondo Raido. Ok. E poi vabbè, io non considero la collezione i vari dei mitiz, esatto, la Bible, quelle robe lì, non mi interessa. Quelle robe lì. No. Quelle due copie di Catherine, sia l'originale che il remake su Switch. Io vorrei livellare Poltergeist per fonderlo, però siccome vai, manca un bel po'. Vai! Continuo. Entra. No, devo livellarlo però. Ma che cazzo dici? Perché? Gli manca ancora l'ultima mossetta. Comincia a vendere la roba e vediamo se è il posto giusto. E vediamo, con quanti, e vediamo quanti soldi ci dà. Vabbè, no. I soldi non è che ce ne servono tantissimi al momento. Per evocare? Vabbè, ma lo sai che io i soldi non li uso così. In questi giochi. Molto male. Li dovrò usare io così tra una puntata e l'altra. Maledetto. Quando non ci sei. Maledetto. Dico, non ti preoccupare, però la prossima volta che viene registrato ti faccio trovare il party completo, il party giusto. Grindo io, sì, sicuro. Esatto. Sì, sì. Zero yen. Andiamo dal vecchio pazzo. Ma perché vecchio pazzo? Minchia, un folle, palesemente. Questo? Palesemente. Serio. È uno che nel basement ha un... Ma non è colpa sua. Ah, ok. Vendi. Vai. Però. Quindi questo vai, che palesemente serve solo a essere venduto. Sì. Vabbè, finché sono oggetti solo da vendere, va bene. Mm. Li vendo volentieri. Ok. Allora, intanto, comunque... Da comprare cosa c'è? Non lo so, lo so io. Comunque registrerei tutti, tranne Alp, giù. Sì. Ah, ok, nuova fusione. Sacrificio. Trasferisce poteri di un demone e un altro. Vabbè, potrebbe essere interessante. Sì, e chi se ne frega dell'ultima mossa da farmi imparare, eh? L'ho detto tra me e te. E fra i nostri centinaia di migliaia di spettatori che guarderanno. Diciamo che mi interessa di più liberare spazio, così possiamo catturare gente nuova. Allora. Ok. Binaria. Allora, Obarion non serve a niente. Jack Frost, 18esimo. Andy 16esimo. Chi è che dobbiamo sacrificare in caso? Agathion. Va bene. Obarion e Agathion potrebbero essere incrociati così. Azumi. Potremmo fare così. Che in più il Poltergeist rimane anche utilizzabile. Ortus tanto lo catturiamo, volendo. Cioè. Ortus potremmo catturarlo adesso. Turdak direi che lo scheletrone. Per ora no. Chissà. Basta, io farei così, che dici? Guarda Agathion. Jack Frost, Turdak, Jack Frost, Turdak, ok. E poi? Pyrojack?
Kaiju volendo lo catturiamo, l'abbiamo già trovato in giro. Eh no, volendo, ma non abbiamo slot. Sì, ma cioè, certo. Se lo fondiamo qui... Preferisco avere questi che sono... Infatti Moshuvu l'abbiamo già trovata, nel basement. C'era ma non in combattimento. Era un PNG che stava lì. E non l'abbiamo incontrata a combattere. Vabbè. Vai, fondila. Che farei? Vediamo con cosa. Ma... Scout Fly, Zan Dia... Vabbè, quelli sono i suoi, ma la bonus comunque non è mai esecrabile come abilità. Cos'è che non è, scusa? Esecrabile. Vai, Null Force. Che buttalo via. Drain elettrico, debole contro fire, è morto. Vabbè. È morto, chiaramente non esiste. Come no? Le mosse morte, luce, all'epoca esistono. Non, ma sì, per modo di e dire. Ti one shot, non è quello il problema. E ora qualcosa andrà storto nella fusione. Immagini. Capita. Evochiamo Cerberus. Evochiamo Satana. Che stronzo. Ok, figo. È carina la grafica, più bella di quella di Nocturne come qualità. Non lo so. Sì, come qualità sì. Le texture sono più dettagliate. Poi io adoro Nocturne come look, anche lo sai. E se io volessi no. Okay. Fondi post. Lei non. Minchia. L'Alan Seed, ottimo. Fai vedere. Poltergastino? Vabbè, Pyro e Jack Frost. Per adesso ancora due livelli, dobbiamo macinarceli noi. Poi sì, poi. Beh, sono il primo a dirti, lui lo abbiamo maxato, mettiamolo con. A me scoccia che. Lo Bari non serve mai niente. A me scoccia che dobbiamo tenere un Alp lì dentro. Però leggermente vedo perché che una non roba... Perché non la possiamo usare fondere? Si vede che non si unisce. Ce l'abbiamo già, No, mi scoccia che dobbiamo tenerci degli slot occupati per dei cacchio di mosse. Beh, ma io spero che sbloccheremo presto uno o due slot nuovi. Ne abbiamo 6 per i demoni? Sì, magari. Di trama. Prova a fare sacrifice, vediamo cosa ti chiede. E ti dirà tu che dici, vuoi che tipo... Un demone da potenziare, fai tipo Alp. E sacrifichiamo. Ah vabbè. I potenzi quei cosini lì. Però... Ma ciaone, ma proprio. No, vabbè, sai, se sei a livelli alti dice ciò, cioè dei cannon fodder, sacrifico e potenzi un demone. Ma piuttosto li fondo che mi libero uno slot, veramente ottengo qualcosa di nuovo. Sì, beh, per adesso non mi sembra una cosa interessantissima. Uno slot libero ce l'abbiamo, quindi. Quelli che troviamo nuovi, il primo che troviamo. Orthrus. Sì. Perché coso Raijin in caso è troppo forte ancora. Raijin è di 16. La possiamo fare. E Jack Frost che è di 18. No. Carina Goto che saltella. Beh, adesso che abbiamo 1200 di Magnetite massima, direi che siamo tranquilli nel... provare a catturare gente. Sì, però tu mi devi essere più svelto col dito. No, quello me lo fai tu. Sì, al volo. Sì. Diciamo esatto. Che quando inizia il combattimento fai R1, pausi un secondo e mi passi il controllo. Fukagawacho. Vai. Dovreste aver visto, ragazzi, lo sguardo di disperazione quando ci ha detto che ha speso comunque 160 nello sguardo e nell'occhio della chiesa. Sei un duro, ragazzo. Vieni in sanscrito, hai avuto una giornataccia, vero? Forse faresti meglio a stare. Non dare nell'occhio qui a Fugakawa Cho. Cazzo vuoi? C'è una montagna di spazzatura. È una montagna di tesori. Non tutti sono abbastanza intelligenti da capirlo. Tieni gli occhi aperti. Già sai che io investigato. Oops, I shouldn't let that sleep. That's condition. Ok. Cosa dice? Amazing Science Lab. Boh, vediamo un po' l'altra gente. Ma dicono che se non ti dimentichi del red cape in 13 giorni, morirai.
Ora come faccio a dimenticare se su tutte le giornali? Va bene. Sì, non è un. Lì c'è un laboratorio di là. È la Madonna che giro della muerte. Abbiamo intenzione di trasformare quella fabbrica in un parcheggio per i clienti del distretto a luci rosse. Appena sarà fatto potrei utilizzarlo. Quindi per ora non credo. Bloccato. Non ci lascerà passare. Beh, non avremo ancora nessun affare qua. Quindi dove dobbiamo andare? No, no, era chiaramente sopra. Però sono curioso di vedere questo. Ah, di là dobbiamo andare, in effetti. Si sa che mi piace esplorare la mappa fuori prima di. Amazing Sense Lab. A quanto pare il vecchio non c'è oggi. Le ho portato del cibo. Forse ho fatto tardi in laboratorio di nuovo. E sarà vinto. A volte si dimentica del. Se il laboratorio è qua. Beh, magari questo è un secondo laboratorio. A parte che sembra tipo un razzo. Deve essere completamente ubriaco per pensare che non sono. Che no, io non lo sia. Non sono veramente ubriaco, vado bene. Mi sento in così solo perché sono al verde. E adesso? Ah, alto. Può essere sentita una trasmissione da Giove. Più bevi, più forte diventerai. Alcuni tizi hanno perso il controllo da ubriachi. Immagino che tu, che possa, tu possa fare qualsiasi cosa. Quando sei privo di inibizione. Eh sì, ho capito. Ma lasciala che ti frega. È da fastidio quando. Ah, vabbè. Da fastidio che tutto. Ah, basta. Vedi là? No, farò girare qua. No, ma non si può. Ah. Che location strana. Vabbè, ok. Utile. Molto utile per il momento. Fukagawaccio! Nane? Oh, un oggettino. Subito. Sì, sì. Beh, come quando facevano queste specie di cutscene, inquadravano il chest, il box, lo facevano apposta per farti sbavare. Guarda, proprio sto dripping. Esatto, sono drippy. Che vuoi, ragazzo? Questa area appartiene al Kanto Agurogumi. Non è un parco giochi. Parco giochi. Che diavolo ci fai da queste parti? Quindi sei una specie di poliziotto. Non fare il cretino. I poliziotti arruolano ragazzini. Stai cercando qualcuno? Come puoi immaginare, non possiamo fare in modo che la gente ficchi il naso nel nostro territorio. Se vuoi dare un'occhiata, devi avere il permesso del capo. Vedi il bagno pubblico qui dietro di me? Vai dentro e parlaci. Se dici che va bene, allora non ti faremo. Allora ti faremo vedere. Ti daremo. Però passare. Sì. Ma capiremo se avrai troppa paura per me incontrarlo in persona. Gli Yakuza sono. Hanno le mani in pasta in qualsiasi guerra di territorio. Quartiere. Non abbiamo scelta che superare questa linea. In effetti anche. Parliamo questo capo, Raido. Ah, ok, basta, tutto lui. Class. È il Demi Fiend, no. Lol. Tutti gli Yakuza tatuati. Classic. Sì. Lui tutto crudo. Col cappellino. Fermo lì, ragazzo. Che cazzo ci stai facendo qui da queste parti? Ma c'hai il cristino dietro?
Nani? LOL. No! No, bellissimo. Sì. Bellissimo, lo adoro. Nascosti da... Ehi, è forte. È la posta nemmeno per i demoni, cavolo. Ehi, ti spacco la testa. Spacco la calamaccio proprio. Spacco la testa. Non sono ancora andato giù. Carina quella scamotage, no, quella visuale. Geniale. Sì. Adoro questo tipo di stile. E sei pure levellato. Come vogliamo procedere? Io... La fortuna 10 non so quanto serve. Una sarebbe per state cazzate la Shin Megami. Io andrei giù di vita, che male non fa. E poi vediamo cosa fare. Forza. La cosa così di più è la spada. Ma leggevo che ci sono modi per pompare la spada comunque in game. Hai capito? Non so. Non leggere in game. Ma lo sai che lei qualcosa. Ma no, gli aggiungi già la forza e... Non forza. Magia, che comunque è difesa... Forza. Procediamo ancora 1-1-1. Vediamo. Non male, ragazzi. E ora devo sconfiggere lui. Questo. Si fa un bagno col cappello addosso. Mi ha impressionato però. Sei uno tosto. Al contrario di questi babbei. Quindi, cosa ti ha portato qui in questa umile bagno pubblico? Un detective? Lavori per Narumi, eh? Raido Kuzuno. Sì, mi ricorderò il nome. Io sono Satake, dei Kanto Hagurogumi. Piacere di fare la tua conoscenza. Quindi, qui per investigare, Kuzunoa? Denpachi? Il che guida portatore di Risho? No, il tizio che lavora a Ryugo. Se te ne vai da qui e cammini lungo la strada, troverai una grande casa a Skid Row e nei bassi fondi. Ma se hai voglia di... Se sai cosa è meglio per te, ti conviene rimanere alla larga. Quei strani soldati in rosso sono... Si sono visti in tutta quella zona molto in questi ultimi giorni. Hanno causato non pochi problemi. Ma se non sai dove andare... Se non sai dove altro andare, io non ti fermerò. Solo cerca di non attirare nessuna attenzione non necessaria. E ti dirò anche un piccolo segreto, Kuzunoa. Sappiamo tutto quello che succede alla capitale. E saremmo in grado di rintracciare qualcuno molto meglio di un... Subit Gamsho, di un investigatore. Soliti, sì. Devo ammettere che hai le palle. Sei venuto qui. Can't let me know whenever you need. Ah, vieni qui e fammi sapere se hai bisogno di cercare qualcuno. Vedrò cosa posso fare per te. Ma perché? Potrebbe essere il nuovo confident. Se voglio entrare, cosa posso fare? Ah niente, ok, spero ci fosse qualche specie di negozio, robo, cosa. Non ancora, probabilmente da trama dovrei tornarci. Sì, beh, sicuro. Provo andare a destra e a sinistra. Special Golden Ring? Sì, è rosso. If you're gonna get a better breeder, finish whatever you're in your place first. No, torna indietro. Torna indietro. Voglio esplorare dall'altra parte. Ah, dice che i tizi rosso ci aprono. No, ma magari qui c'è qualcosa. È la madonna, 4 azioni, cioè. Adesso non per dire, ma... Li apri con 3 spadate. Sì, no.
anche che Poltergeist non è che proprio sia di grande aiuto, quindi. Decisamente. C'è una mazza? No. Ok. Cura. Cavoli. A saperlo non la fondevo. E come la catturavamo? Con che slot? Io mi curerei se fosse in te, così. Lui non mi può curare, no? La medicina, no? Adesso sono diventati... No, cacchio. E la Madonna! Ottimo. Guarda, prendiamo Poltergeist che... ho finito gli MP. Io provo a mettere... Agathion, questa... Agathion. Ah, ok, che dici, fa il buono. E questo è debole a fulmine. Ah, certi boss usati come nemici normali. È super resistente. No, è lui che si sono fatti di nuovo Warcry. Beh, super resistente. Era super resistente. Yay. Allora. Dimmi. Hai notato che i Pix li ha presi solo Agathion? Sì, quindi chi vince, chi sconfigge. Quindi quando sta per morire uno, swappi. Con chi sta per con esatto. Così. Sì, anche. Ricordiamocelo. Quindi dici piuttosto che tenere l'inutile Poltergeist. Vabbè. Adesso lo posso anche tenere. Baryon, per ora. Vediamo che combattimenti ci sono. Alla fine gli fai fare lo swappy e si piglia il punto esperienza. Credo, Gli uomini valgono lui che va a spaghetto io. Ma sono brave persone. Mi hanno addirittura recuperato i soldi che mi erano stati rubati. Questi Yakuza che fanno lavori socialmente. Yakuza di buon cuore, lì c'è... Quello è un risciò, giusto? Potrebbe essere la casa di Denpachi? Pare non ci sia nessuno. Ops! Arrestate l'intruso. Ehi, sono gli stessi tizi che hanno rapito la ragazza ad Ushigome Gary Bridge. Che ci fanno qui? E perché ne hanno mandato così tanta gente? Siamo al gioco, potrebbe portarci da Kaia. Ah. Quindi ci arrestano. Tenetelo qui. Ma non stanno bene. Con questi palesi non morti, esatto, della strada come guardie. Cioè. Esatto. Quindi... sono in Dark Realm. Ah, minchia. Idea perché ci abbiano portato nel Realm Oscuro? È inutile stare a aspettare e vedere di cosa succede. Muoviamoci. Fai fuori questi tizi così possiamo cercare Denpachi. Vabbè. Questi potentissimi tizi. Che ne sai? Guardia zombie! Che purtroppo non usano forse. Tra la mossa di Poltergeist è difficile. Purtroppo. Yeah, livellato. Impara quella cosa. Oh. Forse resiste, va bene comunque. Ok. Abilità. Cacchio. Sei cazzuto, figliolo. Non posso credere che hai sconfitto quei mostri. Devi farmi uscire da qui prima che tornino gli altri. Ma sarà il guidatore di Rishu. È chiaro. Quindi io adesso mi metto... Moshu. Sì? Così, livella, fa le tue esperienzine. E abbiamo uno slot libero comunque.
sei no. Buono. Ah sì. Dai. Ci stanno, ragazzi. Sempre qui. Sì. Non mi è ben chiaro dove devo andare, ma va bene. Aspetta l'ora che sbrillucica in alto. Il Pondatara! Ah, è figo in base al gioco. Fare pulizia un po' di persone a metà di mille. E poi posso anche pensare di catturarlo. Tanto... Ti ricordi che si chiama il Pondatara? Non lo ricordo, però c'è anche scritto. Non mi ricordo mai il nome di Demon. No, beh, pure allora, la debolezza. No, ma lui è forte, nel 5, in scimmia 5, in scimmia, magari nel 6-5, è pure, c'è pure una specie. Fuoco, questo, la debole al ghiaccio. Ok. Ah, vuoi catturare subito? Ma c'è uno slow. Vai. È tuo? Come si spara? Ah no, non è debole. Bravo, ok. No. Aspetta, beh, casta fuoco, magari devo il ghiaccio. Ah, pensavo di fare. Ah, certo. Ok, Eric per 15. Bello. I proiettili di elettricità. Me lo vedo ancora. E la moto. Oh, spai. Togliene uno. Beh, il tuono. Erano deboli. Poi analyze. Ma vuoi lui o Mokoi? Decidiamo. Livello 21, quindi non possiamo prenderlo. Siamo Mokoi. Pregio. Null ice with fire. Ok, quindi può. Ammazza prima gli altri, poi mi fa. Ah, loro sono debole qui. Praticamente no, è che si è aumentato. Ah, con le Warcry. Vai. Come si faceva? Non mi ricordo, certo. Sparare. Triangolo. Vengo a sparare. Oh, che cazzo. Okay. Sono le ali, quindi più magnetite, figo. If you go back to the nameless shrine you can see how you measure up. Ah ok, quindi andando al tempio. A 1500 mag in tot. Classic. Quindi ricordiamoci che c'è anche da tornare al tempio prima o poi. Non credo che si sblocchi solo da vedere le cose. No. So. Analizza icon. Non l'ho visto prima già. Info, ah sì, non abbiamo le info. Non abbiamo le info. A che livello è? Magari sono tipo quelli che non hanno nessuna debolezza particolare. E come lo cattura? No. Qui deve avere. Magari è holy, però. Però sta motion qua è abbastanza cazzuta, devo dire. Quelli ci sono i demoni in rosso. Stanno aspettando. Sai quanto sono forti. Cerca di non... Ah ok, quindi la cella sarà qui. Ah, questa sezione di cura. Ah, salviamo. Prima di far disastri che ci sia anche casino. È tutto qua dietro, tra l'altro sono 55 minuti di episodio, direi che possiamo staccare qua. Sì. E così... Chiudiamo la registrazione e iniziamo l'episodio 7. Sì.
Esattamente qui cerchiamo di capire cosa fare. Esatto. Signori, è stato un piacere esplorare questo pezzo di Dark Realm, ma lo finiamo la prossima volta. Alla prossima. Ciao.